Socrate 6 e ultimo. Chi sono? Chi è? Gli dèi? Dio? Questa ambiguità è voluta e poi vedremo perché proprio rientra nella concezione teologica di Socrate. Ma prima di entrare in questo argomento teologico, vorrei riprendere un aspetto della lezione di ieri legato all'autocontrollo, ovvero all'esempio che avevamo fatto, che vi avevo fatto, di una situazione in cui c'è qualcuno che vi offende, ci offende, oppure addirittura ci offende verbalmente, oppure addirittura ci dà un pugno, ci fa oggetto di violenza fisica. Ovviamente un comportamento razionale è, entro certi limiti, basarsi sulla legge e quindi denunciare chi compie questi atti, dunque. Ma forse, siccome ci possono essere situazioni appunto di autodifesa, forse Socrate, se lo avesse conosciuto, avrebbe proposto il judo. E ho saputo proprio stamattina che Antonio è cintura nera di judo, quindi sa dirci sicuramente che cosa vuol dire judo e qual è la sua filosofia, qual è la filosofia del judo. Cosa vuol dire judo? Judo è la via della cittadinanza. La via, judo, do vuol dire via, giù, cedevolezza, la via della cedevolezza. E qual è la sua filosofia? Utilizzare la forza dell'avversario in modo da passare in vantaggio senza fare sforzo. In modo da neutralizzarlo, si può, no? Sì, sì. È una tecnica marziale, un'arte marziale difensiva, non offensiva. Serve appunto a evitare di subire dei danni neutralizzando chi invece vuole infliggerti dei danni, utilizzando la sua stessa forza per bloccarlo. Quindi se Socrate avesse conosciuto il judo, sicuramente, poi lui era anche un soldato, quindi non è che non sapesse difendersi. Vi ho detto questo anche perché, e quindi appunto, no, l'esempio che ho citato, l'autocontrollo potrebbe benissimo essere questo, no? L'autocontrollo è usare... Avete presente che quando due litigano si mettono a spingersi l'un l'altro, no? Cioè la cosa più istintiva, pulsionale, scema è, no, spingersi, e invece, no, in questo caso il judo non ti contrapponi, ma usi la spinta dell'avversario per neutralizzarlo, no? Cioè, avete presente, no? Lo tiri e il suo stesso impeto lo porta poi a cadere, magari ci metti un piede in mezzo, ma adesso lascio poi a lui, sicuramente gliel'avrebbe già chiesto, ha già sperimentato. Ma invece c'è un'altra cosa interessante che è ancora più filosofica. Non vi sembra di notare invece un'affinità tra uno dei metodi, cioè uno delle fasi, uno dei momenti, uno degli strumenti del metodo dialogico maieutico e il judo? Autoconfutazione. Sì, ma che è preceduta? Dall'ironia, sì, appunto, il combinato disposto, ironia e poi autoconfutazione, poi confutazione, ma a partire dall'ironia, cioè, no, nel judo tu non ti contrapponi, cedi, e infatti Socrate nell'ironia cede dicendo... Ma come sei intelligente, ma come sei bravo, ma che risposta meravigliosa, giusta hai, no? Che corrisponde appunto all'impeto dell'avversario, salvo poi, no, fargli capire che in realtà
non aveva capito nulla, e quindi portarlo all'autoconfutazione, ma anche alla vergogna, all'autovergogna, vergognarsi della sua presunzione. Quindi in questo senso mi sembra plausibile sostenere che se Socrate avesse conosciuto il judo l'avrebbe sicuramente fatto proprio a livello pratico, ne avrebbe fatto una virtù nelle situazioni di legittima difesa da un attacco fisico, sicuramente appunto in questo senso l'ironia e l'autoconfutazione che lui usava somigliano alla tecnica, no? Sono a livello mentale il corrispettivo del judo a livello fisico. Ok, ancora ultima considerazione rispetto all'argomento di ieri, possiamo sintetizzarlo in un circolo, cioè la filosofia antropologica, la concezione antropologico-morale dell'uomo sostenuta da Socrate è circolare, nel senso che abbiamo visto, no? La scienza, la conoscenza ha come scopo quello di individuare le virtù, i modi migliori di vivere per appunto per vivere in quel modo, cioè la conoscenza è finalizzata all'agire pratico, ma a sua volta l'agire pratico a livello massimo consiste nella conoscenza, ovvero le virtù sono finalizzate alla ricerca conoscitiva. Quindi la scienza è finalizzata alle virtù, ma le virtù a loro volta sono finalizzate alla scienza. C'è un rapporto circolare, è chiaro questo? Gli è chiaro? Perché poi alla fine Socrate sostiene che il modo migliore di vivere è ricercare, studiare il più possibile. E quindi in questo senso c'è un circolo, ma ovviamente è un circolo virtuoso, non può che essere un grande circolo virtuoso, più virtuoso di così. Bene, chiarito questo, affrontiamo invece il nuovo argomento, perché il problema è sempre quello della fondazione della razionalità soggettiva, sostanziale, cioè della possibilità da parte dell'uomo in quanto psiche di acquisire una parziale verità. Ok? Su cosa si fonda? Abbiamo visto che dal punto di vista antropologico si fonda sul fatto che l'uomo, la vera identità dell'uomo, è la sua psiche, cioè la sua coscienza razionale morale. Quindi, proprio per sua specifica natura, l'uomo è dotato di questa capacità che è la razionalità soggettiva sostanziale, questa fondazione non basta, perché è comunque sempre troppo soggettiva, nel senso che in ogni caso la capacità di acquisire una verità parziale implica l'esistenza della verità non già nell'uomo, no? di una verità esterna, di una verità in un certo senso, in questo senso specifico, oggettiva. Chiaro? Perché? Perché se l'uomo potesse conoscere tutta la verità, ovviamente questo implicherebbe la verità è in lui, ma se l'uomo può conoscere soltanto la verosimiglianza, è chiaro che può avvicinarsi, è chiaro che certo la verità c'è, ma non è
in possesso dell'uomo, non appartiene all'uomo. All'uomo appartiene la possibilità, la capacità di ricercarla, di trovarla parzialmente. Dunque, per fondare il nuovo modello di razionalità, appunto, razionalità soggettiva, sì, ma sostanziale, quindi, che è in grado di conseguire la verosimiglianza, occorre qualcos'altro. E questo qualcos'altro è rappresentato dal divino. Quindi, il fondamento ultimo della razionalità soggettiva socratica e quindi anche poi del metodo dialogico maieutico, secondo Socrate, è l'esistenza degli dei Dio divino. Poi ancora rimando a una spiegazione più specifica. Quindi, innanzitutto, a differenza di Protagora agnostico, a differenza di Gorgia, che addirittura non negava solo l'esistenza degli dei ma di tutto, Socrate è un credente, cioè crede nell'esistenza degli dei, è un fedele del dio Apollo in particolare, in quanto dio della conoscenza, dio della razionalità, dio della verità. Eppure, come sapete, come sappiamo, una delle accuse per cui Socrate fu condannato a morte fu quella di empietà, ovvero di non... Empietà vuol dire non riconoscere l'esistenza degli dèi, essere atei. Come mai? Perché la concezione del divino di Socrate era antitetica alla religione tradizionale, perché come aveva fatto già Senofane, vi ricordate? Senofane, l'Eleate, probabile maestro di Parmenide, che aveva confutato la concezione antropomorfica degli dèi, vi ricordate? Che aveva detto se i cavalli avessero delle divinità, le immaginerebbero come dei cavalli, come dei grandi meravigliosi cavalli, no? E lo stesso le formiche, lo stesso le rose. Quindi anche Socrate, appunto, confuta drasticamente la concezione antropomorfica, volgare, popolare, tradizionale degli dei, compreso appunto il politeismo assoluto. Adesso vedremo in che modo. Sostenendo innanzitutto una nuova concezione del divino, prima caratteristica diversa rispetto alla concezione invece tradizionale volgare, gli dei Dio sono assolutamente incorporei, non hanno nulla di fisico. Ricordate, no? Avete ben presente, in base alle vostre letture dell'Iliade, dell'Odissea, dell'Eneide, che in qualche maniera, no, gli dei apparivano agli uomini, no, con una sembianza fisica particolare, no, molto ma comunque come immagini sensibili. Addirittura interagivano con gli uomini, no? Quindi, bene, assolutamente non può essere, secondo Socrate, no, gli dei non si possono vedere, toccare in nessun modo, no? Non si può avere alcuna esperienza sensibile, no, degli dei, e quindi nessuna conferma sensibile, prova sensibile della loro esistenza. Dunque, sostenendo questa tesi, Socrate deve replicare la possibile obiezione, facilissima obiezione: ma se non abbiamo alcuna prova sensibile dell'esistenza degli dei, allora non esistono. Se tu, Socrate, sicuramente molti cittadini ateniesi
hanno pensato così. Se tu, Socrate, ci dici che gli dèi non hanno nulla di fisico, vuol dire che alla fine sei ateno, stai affermando che non esistono, perché... E allora Socrate trova degli argomenti, adesso, innanzitutto comincia con degli argomenti un po' faciloni, ma giusto per, diciamo così, indirizzare, ovvero dice: beh, anche il sole non riusciamo a vederlo veramente, quindi, però esiste. Anche il fulmine è un bagliore istantaneo, eppure sappiamo che esiste. Anche il vento non lo vediamo, eppure sappiamo che esiste. Però certo, è chiaro che tutti questi esempi, tutte queste prove, argomenti sono abbastanza precari, perché sì, il vento non lo vedo, ma l'aria non la vedo, ma se faccio così la sento, no? E quindi in parte il fulmine, in parte comunque lo vedo, cioè c'è un bagliore, idem il sole. E infatti Socrate poi introduce un argomento ben più significativo, ovvero quello della psiche, della psiche umana. No, la psiche, la mente, non è qualcosa di fisico, eppure esiste. E cosa ci dimostra che esiste? Che muove il nostro corpo. No, noi ci comportiamo, noi agiamo in base alla nostra psiche, alla nostra coscienza razionale, morale, e quindi Pietro, e quindi sappiamo che la nostra psiche esiste, anche se non la vediamo, non la tocchiamo, non ha alcun odore, non ha alcun sapore, a meno che qualcuno mangi la sua psiche, ma non credo. Quindi, allo stesso modo, gli dèi, alla fine, no? Pur essendo pura razionalità, cioè una super psiche, che cosa sono gli dèi? Sono solo psiche senza corpo, no? Ma una, adesso vedremo, una psiche superiore, allo stesso modo in cui la nostra mente, pur essendo, no, qualcosa di non fisico, di puramente razionale, governa, guida il nostro corpo, gli dèi, pure menti razionali, governano e guidano il cosmo. Prima caratteristica, ma seconda, più importante caratteristica implicita nell'argomento che Socrate ha così usato, è: gli dèi sono razionali, sono intelligenze pure, sono però intelligenze pure complete, sono intelligenza totale, conoscenza totale. E dunque, vi ricordate, no, il principio socratico per cui è sufficiente conoscere che cos'è il bene per farlo? È sufficiente, condizione sufficiente. Basta conoscere il bene, e quindi nel momento in cui gli dèi conoscono totalmente tutto, quindi il bene, sono super virtuosi, sono super morali. Dunque, non è vero, sostiene Socrate, che cosa succede là? Sì, ma guarda che è aperta anche dietro di te, eh? Sì, ma sì. No, ok. Dunque, non è vero che gli dèi sono come li ha presentati lo stesso Omero, no? Ovvero sono litigiosi, sono invidiosi, sono gelosi, sono iracondi. Si danno alle orge più sfrenate. È assolutamente falso, è assolutamente impossibile. Questa concezione degli dèi è una concezione volgare
No, assolutamente infondato. Gli dèi sanno tutto, gli dèi sono la verità. Dunque, notiamo il fondamento ultimo della razionalità soggettiva sostanziale dell'uomo, cioè della capacità dell'uomo di conoscere parzialmente la verità, è l'esistenza della verità. La verità sono gli dèi, la verità è la mente divina. Quindi, in un certo senso, la verità è oggettiva. In che senso? Nel senso che appartiene a qualcos'altro dall'uomo, dalla mente umana, esterna alla mente umana, come dicevamo prima. Ma è comunque anche qualcosa di, è un'oggettività soggettiva, perché è sempre mentale, perché è propria, no, non è una legge impersonale, ma è propria di una, no, comunque di una mente autocosciente. La mente divina, adesso poi chiariremo questo, è una mente autocosciente, è simile alla psiche umana, soltanto che è perfetta, soltanto che appunto conosce l'intera verità. Così come, no, moralmente gli dèi sono perfetti, noi siamo imperfetti, perfettibili, ma mai perfetti. Non conoscendo mai perfettamente che cos'è una virtù, non ci comportiamo mai perfettamente in modo virtuoso, ma tuttavia siamo perfettibili, cioè ci possiamo continuamente perfezionare. Prego, dicevi, chiedevi? No, volevo solo capire perché anche soggettiva. Soggettiva perché pur sempre appartiene a una mente, alla mente divina. La mente divina è qualcosa di altro e di superiore alla mente umana, ma c'è un'analogia, c'è un isomorfismo, sono comunque due realtà puramente razionali, intelligenti, sono psiche. Ma se le intelligenze sono perfette, non ragionano tutte allo stesso modo? Appunto, adesso, infatti, aspetta. Allora, una cosa alla volta. Innanzitutto, in questo modo è più chiaro, secondo Socrate, perché la nostra conoscenza è parziale e limitata. La nostra conoscenza è parziale e limitata perché non siamo dei, siamo uomini. Il sapere di non sapere si fonda su questo, sul fatto che non siamo dei, quindi abbiamo, sì, una psiche, ma una psiche limitata, perché una psiche totale, completa, è propria soltanto degli dèi. La verità assoluta è propria soltanto degli dèi, ma questo, ripeto, no, è il fondamento della nostra possibilità di acquisire la verosimiglianza. È un fondamento oggettivo della nostra razionalità soggettiva sostanziale. Terza caratteristica: gli dèi sì sono diversi, sono molteplici, diversi, ma al tempo stesso costituiscono un'unica squadra, pensano e agiscono in modo convergente. Cosa significa questo? Significa che in realtà Socrate propone una sorta anche qui di posizione intermedia tra il politeismo assoluto e il monoteismo assoluto. Oppure si può anche dire interpreta, no, la pluralità degli dèi in senso almeno parzialmente monoteistico, ecco perché, no, dèi Dio, perché appunto sostiene che i diversi dei, Zeus, Ares, Apollo, ma in realtà poi per lui, no, il riferimento principale e unitario è proprio Apollo, in quanto conoscenza, sono
sono altrettanti aspetti di un'unica mente divina, sono diverse facoltà, diverse sfaccettature di una mente divina, o se volete di una comunità divina unitaria. Quindi, che la pensa allo stesso modo, la verità è unica, anche se gli dèi sono tanti, la verità che loro pensano è unica. Ok, detto questo, in realtà poi Socrate sfodera l'argomentazione principale, ancora più forte, ancora più netta e molto interessante, della loro esistenza. A partire dall'esperienza in particolare del corpo umano. Allora, notate, fate bene attenzione a questa argomentazione, a questo ragionamento, perché poi avrà un seguito storico fino ai giorni nostri. È il primo modello di vera, reale argomentazione razionale dell'esistenza degli dèi Dio. Premessa: tutte le cose che presentano un ordine, un'organizzazione mirabile, non possono essersi generate casualmente. Cioè, l'ordine, l'organizzazione non può avere un'origine casuale, non può nascere a caso. Molto semplicemente, facendo degli esempi che non... Se noi vediamo una sedia, non possiamo pensare che sia nata casualmente. C'è uno scienziato, Hoyle, che fece un esempio, la probabilità che la vita nasca a caso, sosteneva, è la stessa, è dello stesso ordine che se una tromba d'aria passasse in mezzo a un deposito di rottami di ferri vecchi, ne uscisse un aereo, un Boeing 707 perfetto. Ok? Vedo una sedia, non può essersi costruita da sola. Oggi, infatti, dopo, quando furono costruiti i primi orologi, l'argomento verrà variato. Vedo un orologio, non posso dire si è costruito da solo, casualmente, per caso. Vari pezzi si sono uniti così per il vento, per la pioggia, eccetera. Ci vuole un orologiaio. Ok? Quindi, Socrate, prendi in considerazione non la sedia, non l'orologio, ma il corpo umano, e sostiene: il corpo umano è un congegno meraviglioso, è un insieme di organi, di funzioni, di elementi che interagiscono tra di loro con un ordine perfetto. Se non ci fosse questo ordine, moriremmo subito. Quando viene meno quest'ordine, quindi il corpo umano non può essere nato per caso, non si può essere autogenerato in modo casuale. Occorre qualcosa, qualcuno dotato di razionalità. L'ordine del corpo umano, l'ordine razionale del corpo umano può essere pensato solo come il prodotto di un'intelligenza di altissimo livello. Intelligenza di altissimo livello sono gli dèi Dio. Quindi il meraviglioso ordine del corpo umano attesta l'esistenza degli dèi come generatori del corpo umano stesso. Da qui, e concludo,
Poi Socrate arriva a sostenere che quello che vale per il corpo umano vale anche per l'intero cosmo, anche l'intero cosmo è appunto un ordine, ma non intrinseco, un ordine prodotto dalla mente divina, dalla grande mente divina, quindi da una razionalità soggettiva ma super soggettiva, nel senso che mentale ma non, no, ma super umana, non umana, appunto divina. E quest'ordine, oltretutto, attenzione, questo è l'ultimo aspetto molto interessante, è finalizzato all'esistenza in particolare degli uomini, della specie umana, degli esseri umani. Perché? Perché gli esseri umani sono dotati di psiche, quindi hanno qualcosa di simile al divino. Per esempio, sostiene Socrate, no, gli dèi fanno in modo che il giorno si alterni con la notte, così che di giorno possiamo vedere, di notte possiamo riposare. Gli dèi fanno sì che ci sia il ciclo delle stagioni, per cui la terra è produttiva e quindi noi possiamo nutrirci, no? E appunto all'obiezione, ma allora gli dèi fanno, in realtà hanno come fine anche le piante, anche gli animali. Sì, ma in quanto gli uomini, no, per vivere devono nutrirsi di piante e di animali. No, quindi in questo senso, secondo Socrate, qui concludo, gli dèi hanno una cura preferenziale per la specie umana.